somministrazione va fatta rigorosamente in bottega, perché c'è un problema sostanziale. Questa è la gonotropina, in realtà questa è di sintesi, quindi rientra da meno problemi, però la gonotropina colinica umana è una proteina di origine umana e noi la stiamo somministrando in un cavallo, quindi c'è una reazione anticorpale. Questa reazione anticorpale la prima volta, diciamo così, non determina grossi problemi, però se io ovviamente insisto, la seconda volta non mi fa assolutamente nulla, dunque sto sostanzialmente, perché viene aggredita agli anticorpi. In questo caso invece è una glicoproteina particolare, comunque anche quella di umana, per cui c'è quella estratta realmente dalle urine della donna gravida, però riesce in qualche modo a far sì che si possa somministrare quelle 2-3 volte nel giro di una stagione, quindi parlo 2-3 volte nel giro di 6 mesi circa. Questa invece è una sostanza di sintesi, quindi ha un peso molecolare particolarmente, adatto a saltare, diciamo così, la reazione anticorpale, nel senso che la salta, non la stimola, semplicemente perché comunque non dovete mai esagerare nella somministrazione, nel senso che somministrate ogni mese, perché magari alla fine io credo che le ultime somministrazioni siano praticamente inutili. Quindi disinfezione, una cosa qui tengo particolarmente, insomma, ne approfitto perché dice anche Gabriele, generalmente quando si fa a somministrare qualche farmaco in vena, la somministrazione è questa, la disinfezione è questa non è praticamente niente. Cioè, qui abbiamo semplicemente il primo strato. In realtà noi dobbiamo sfregare abbastanza, perché la sporcizia in realtà non ce l'abbiamo solo sopra, ma ce l'abbiamo anche tra i peli, quindi facciamo una bella... Ci ripuliamo, perché ovviamente è stato facendo un bottino di disinfetta ugualmente. Un minimo. Poi si cuba con il pollice per i destri, se no si fa un'altra parte, è lo stesso. Quindi siamo, ecco la cavalla che tira su, il collo si vede, vedete, da giugulare. Trova la presenza in vena e si somministra. Un consiglio è quello di evitare di fare questo lavoro così. Lo sapete perché? Perché qui vabbè, stiamo somministrando 2 ml di roba e non è un grosso problema. Quando somministrate 10, 20, 30 ml, vi sporcate totalmente il contenuto della siringa col sangue, poi non siete più in grado di stabilire nel caso l'animale si muova o sia leggermente collassato. Stabilire se siete ancora in vena. Quindi basta semplicemente che appena. Vi sporchi un attimino e vi rendete conto, ci siete e somministri, continuate a somministrare. Adesso va a somministrare il 20, no, il 30 ml, comunque intanto devi aspirare per vedere se sia ancora in vena. Allora, se l'animale, se il cavallo addondo, adesso sta fermissimo, non c'è problema. Però se l'animale si muove, se si muove, certo. Accade, sì, va a controllo. Però sempre con l'aerturi solo lì. Il consiglio che vi do sì, perché se poi voi volete somministrare 50 ml, vi sporcate di sangue con 50 ml, uno siete in grado di stabilire se sono in situazione vera oppure no, perché non potete più cambiare il colore della soluzione, e quindi può essere un problema. Posto, chi c'è adesso? Cosa che ho detto a Luigi? Domanda. Il dato che abbiamo avuto i giorni scorsi ha, come si dice, finalmente stimolato. Lì c'è il culo, chi era? Chi era questa? La carta di sito. Ah, beh, non è stata per via. Zumaglia. Troppo fatto l'hai. L'autopsia, ma troppo fatto.
subito se l'ha data anche sta molto più brava.